Nel 2004 il designer Bruno Reinaldi vince il Compasso d'Oro grazie alla libreria Pitolomeo. Riempiendola pian piano di libri, la sua forma inizierà a svanire, al fine di far risaltare unicamente tutto il suo contenuto. Risulta originale rispetto alle altre librerie, in quanto Reinaldi cerca di eliminare il superfluo, legato alla struttura per evidenziare appieno l'essenziale. Una colonna molto semplice, realizzata in metallo. Si erige in verticale, portando con sé mensole sottili, a diverse altezze, che tendono a scomparire dietro la moltitudine di libri. Nel momento in cui i testi raggiungono la totale altezza della colonna verticale, Pitolomeo scompare del tutto e sembrerà, a chi la guarda, di osservare una sovrapposizione irregolare di libri. Diventa in poco tempo icona contemporanea, in quanto il designer è stato in grado di trasformare un insieme di volumi in un vero e proprio oggetto di design. Realizzata per Opinionciati, occupa pochissimo spazio. Ciò permette di configurarla in qualsiasi luogo, dal privato al pubblico, dal tradizionale al contemporaneo. Non solo un arredo di design, ma un omaggio a Tolomeo I, che nel III secolo a.C. realizzò la Biblioteca Reale di Alessandria d'Egitto.